Allora, qui c'è un casino de... No, c'è un casino epico, ok? È un po' di video che non lo faccio, quindi... Ma salve bambini, salve miei cari masticabrodini. Vi chiederete, ma perché ho cliccato su questo video? Che sto facendo della mia vita? Perché invece di vedere The Walking Dead, Game of Thrones o Stronz, ho cliccato il video di questo deficiente che fa i disegnini e si crede un fico? E no, non mi credo un fico, mi credo un deficiente, se no non lo dicevo. Innanzitutto questo è Electric. Oggi siamo tutti qui riuniti per assistere alla creazione di un disegno che metterò un po' in background, un po' sì, un po' no, come faccio sempre, come faccio ultimamente, perché non sto più utilizzando il green screen, perché è una rottura di palle utilizzarlo e mi piace questa inquadratura in cui si vede benissimo la scritta Electric Peo con il nuovo logo che ancora non sto utilizzando per niente. Voi le comprereste delle magliette con questo logo? Perché se sì, le faccio subito, anche perché fino adesso io non ho mai fatto magliette serie, ne so come si fanno, ne so chi devo sentire. Di solito faccio le magliette per gli altri, non per me. Così come questa di Giulio su YouTube e Instagram. Solfi, amico di Sabrina e non solo, che tra l'altro apprezzo moltissimo, cioè vi spiego. Sabrina ha il mio numero, Sasha ha il mio numero, Dat Eco ha il mio numero. Eppure lui mi ha contattato via mail in modo, come dire, professionale ed elegante, senza chiedere il numero a terzi. Che è molto strano, direte voi, se tutti questi amici tuoi hanno il numero di Peo, perché non chiedi a lui il numero? Perché non chiedi a loro il numero di Peo? Perché? Questo è quello che si chiama correttezza professionale e quindi super apprezzatissimo. Non a caso mi sono quindi impegnato un po' di più del solito per questo disegno, che vede raffigurato lui come soggetto principale, alla sua sinistra, la sua, la vostra destra, Sabrina, e alla vostra sinistra, la sua destra, Sasha su un letto che deve richiamare un po' le Bad Words con la spada di Minecraft e cose del genere. Allora, di che cosa parliamo oggi in questo video, dato che a me, sapete, piace parlare di altre cose e non tecnicismi inerenti al disegno? Beh, oggi parliamo di donne. Signori, non di donne qualunque, ma quelle disegnate, ok? Chi di voi è da un po', fa parte di questo canale già da un po', che mi segue, insomma, sa che io adoro molto di più disegnare le donne che gli uomini. Cristo, gli uomini sono esseri deformi e brutti, diciamolo. Se li fate troppo scolpiti, vengono fuori mostri della Marvel che, insomma, sono fighi per alcuni, però per me sembrano un po' esagerati. Se li fate troppo magri, beh, viene un po' una femminuccia deboluccia. Se li fate normali, con un po' di panzetta, beh, non sono mai un bello spettacolo, ok? Le donne, invece. Parliamo delle donne. Quando si disegnano le donne, quando si impara a disegnare le donne, beh, è impossibile smettere. Per quanto mi piaccia fare disegni per tutto e per tutti, quando ad esempio me ne chiede uno Sabrina, beh, per me è una magia, perché io posso disegnare una donna, ok? Non a caso quando faccio schizzi su Instagram, recentemente ho fatto questi schizzi in cui mettevo su un po' di musica e facevo la prima cosa che mi saltava in mente sentendo quella musica e via. Uno schizzo a 30 minuti massimo. E guarda caso uscivano sempre donne. Coincidenze? Non credo proprio! Non credo proprio! E non per forza devono avere le big boobs o il bootylicious bello grosso e pomposo, no. Anche una donna magra, carina, molto anime, kawaii, è sempre bello disegnarla. E questo è un suggerimento che passerei a tutti voi aspiranti disegnatorini e disegnatorette là fuori. Beh, di solito succede questa cosa, che quando gli uomini imparano a disegnare le donne, disegnano solo donne, perché sai com'è, siamo uomini, ci piacciono le donne. Inoltre, fate caso che quando siete appunto piccoli e inesperti, è molto più probabile che l'uomo disegni uomini e che la donna disegni donne. Stiamo parlando di gente che ha a che fare con il disegno da poco, come io per esempio quando avevo 17-16 anni, disegnavo solo uomini. Poi ho studiato l'anatomia del corpo femminile e mi si è aperto un mondo magico, un mondo fantastico, curvilineo e non più scolpito, semplicemente magico. La cosa opposta, ho notato, può succedere alle donne.
loro disegnano sempre donne perché essendo donne hanno sempre il loro corpo sotto il proprio occhio. Poi loro, studiando l'anatomia maschile, iniziano a disegnare prevalentemente uomini. E a volte meglio degli uomini stessi. Vediamo ad esempio Sara Pichelli, una disegnatrice della Marvel, italiana, signori, ma cosa che io adoro. E già la adoro. Se non la conoscete, informatevi, googlatela, seguitela su Instagram perché è una bestia. Sara Pichelli ultimamente si sta occupando di Spider-Man, delle testate di Spider-Man, che hanno a che fare con Miles Morales, cioè lo Spider-Man nero che era dell'universo Ultimate, che poi per qualche strano motivo è arrivato nell'universo vero Marvel e che... la Marvel non è facile da seguire, non la seguo nemmeno io. Fondamentalmente io compro fumetti della Marvel solo per i disegnatori. Quando c'è un disegnatore che mi piace, che ho visto, che ne so, ha fatto la testata di Doctor Strange, magari non seguo Doctor Strange, però lo compro uguale perché voglio vedere quei disegni, voglio studiare quei disegni, voglio rubate. Non è che non c'è nulla di male. Uno dice, oh, però hai copiato quello. No, non è questo il punto. Perché tu dici, mi piace come ad esempio Sara Pichelli fa le donne o fa gli occhi o i capezzoli, che diavolo ne so, mi metto vicino dei suoi disegni, ricopio un pochino per assorbire un po' della sua tecnica e poi si andrà a mischiare la mia. Poi vado a vedere un altro autore che mi piace come fa i corpi degli uomini e così via, e inizia ad assorbire e elaborare un tuo stile, che è quello che facciamo tutti. E come ovviamente quando io ero piccolo i miei disegni assomigliavano tutti fatti alla Dragon Ball, alla Akira Toriyama, perché io vedevo solo Dragon Ball da piccolo, ok? Non avevo altri grandi interessi. Non è che andavo a spulciare gli anime, eccetera. A Italia 1 ci passava Dragon Ball e io guardavo Dragon Ball. Vedevo l'edicola, un manga di Dragon Ball, dice, oh, è quello che guardo in TV, me lo compro. E prendevo lì e iniziavo a disegnare. È dopo che mi si è aperto un mondo. Quindi, se vi piace ad esempio, questo è un consiglio basilare secondo me, siete dei videomaker, vi piace fare video su YouTube? Guardate altri youtuber che fanno quella cosa, cercate di farla anche voi, estrapolate idee, estrapolate cose. Non c'è nulla di male, poi il vostro cervello le rielaborerà facendole diventare vostre. I miei recenti vlog sono tipo cinematografici, non voglio tirarmela troppo, nel senso che cerco di fare in modo che siano leggeri e belli da vedere, richiedono un po' più di impegno del semplice puntarmi la telecamera addosso e dire cagate, ma questo l'ho letteralmente rubato, o comunque sia mi sono ispirato a dei vlogger americani come Casey Neistat, Jesse e fondamentalmente solo loro due. Se vedete il mio stile di disegno, molto spesso ha quel di realistico tipo marvelliano, perché comunque sia continuo tuttora a comprare fumetti di questo genere per rubare, estrapolare stile da questi disegnatori, ma allo stesso tempo non riesco a distaccarmi dal piacere che provo nel disegnare manga e anime. Ecco perché secondo me un po' gli stili si sono un po' fusi, tendono sempre un po' più al realistico marvelliano, però potrete sempre notare che c'è un pizzico di manga anime nei miei disegni. E il mio telefono suona. Quindi abbiamo iniziato a parlare delle donne e abbiamo finito per parlare di consigli per disegnare? Non lo so. Ok, questi video sono così. Datemela buona e buonanotte. Perché questo video finisce qui. Quindi vi ricordo di mostrare un bel po' di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su, se vi è piaciuto questo video, questo disegno. Ma soprattutto ricordatevi che questo signore qua è il vostro caro amico di quartiere Electric. Brrr! 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 Brr